invece per quanto riguarda i giovani, visto che appunto tu hai detto hai tre figlie, ma sono tanti qua i genitori che hanno i figli che frequentano adesso o il master o l'università o quant'altro, quale potrebbe essere il consiglio invece rivolto ai giovani perché possano avere, diciamo, degli orizzonti anche decisamente più ampi nelle loro prospettive future? Sicuramente, come è stato detto prima, c'è l'esigenza di creare conoscenza e competenza legata soprattutto ai processi industriali di questo tema. Come ho detto prima, però, si rischia di costruire necessariamente un investimento per il sistema, però non ci dobbiamo dimenticare che occorre intervenire, questo è stato citato prima dallo Scopi, su quelli che sono i modelli di business, nel senso che se una grande impresa ha coscienza del cambiamento e approccia il cambiamento con un turnaround che parte dalle macchine, dall'organizzazione e poi indubbiamente dalla formazione, perché tutto questo funzioni, la panetteria dell'angolo ha bisogno di una commodity che è l'innovazione tecnologica per capire che quel mestiere, se non lo cambia, sarà destinato, come dire, a chiudere. Cioè, noi avevamo un grande valore una cinquantina di anni fa, che erano le latterie in giro per la nostra città. Dietro una latteria c'era una famiglia. Oggi non ci sono più latterie e ci sono i banchi di servizio del supermercato, però c'è mezzo stipendio dietro il banco di servizio del supermercato. Quindi c'è da tener conto sul piano, ecco perché la decliniamo in termini di society 4.0, perché è un approccio culturale che deve partire dall'asilo. Poi è chiaro che i dottori di ricerca saranno fondamentali, però anche nel nostro piccolo, al di là delle cose che ho raccontato prima, abbiamo creato sulla laurea triennale, e quindi quella che per me, magari vado contro la tendenza, ma è quella che serve per cominciare a lavorare, un percorso di business startup, perché c'è grandissimo bisogno nei settori, io penso, non so, al commercio, all'artigianato, c'è bisogno di avere giovani con occhi diversi che aiutano coloro che oggi gestiscono, magari anche con una redditività soddisfacente, ma poi ci può essere il manager, se c'è il manager è ancora meglio, però siamo nel paese delle piccole e medie imprese, dobbiamo vedere quanti dipendenti al di là del manager hanno le imprese, e sono, come dire, realtà dove le persone lavorano, hanno molta, come dire, sensibilità sul processo industriale, su quello che è il loro mercato di sbocco, però, cioè, nessuno li aiuta a fare il turnaround come la grande impresa. Quindi questo è fondamentale, credo che ciascuno, come dire, a livello istituzionale se ne faccia carico. Credo anche la Commissione Europea, che sta un pochino, come dire, correggendo l'enfasi sul manufacturing in senso stretto della grande impresa, come è stato anche richiamato, quindi la declinazione italiana è sicuramente più inclusiva, però noi abbiamo le piccole e medie imprese, abbiamo i servizi con il commercio, l'artigianato, e a mio parere c'è la grande opportunità di, come dire, per i nostri giovani, recuperare quelle attività che danno stipendio. Io volevo di nuovo enfatizzare un aspetto, come dire, importante, sì, cioè, è chiaro che, ma poi lo sappiamo, l'industria, come dire, consente di crescere ma non di arricchirsi, faceva parte di un altro modello, sicuramente la finanza ha altri paradigmi, quindi, come dire, la realtà dell'impresa è una realtà, come dire, di sostenibilità integrata in un sistema, quindi se ne è sempre fatto carico. Ecco, c'è da tener conto che questo cambiamento culturale deve essere, come dire, affrontato, deve essere vissuto in senso propositivo, e credo che vissuto in questo modo ci possa dare, come dire, delle opportunità soprattutto per i giovani, recuperando quelli che sono delle aree che oggi non sono coperte, e c'è bisogno di servizi alla persona, c'è bisogno di tante cose che, anche qua con una provocazione, c'è da fare la trasformazione da patrimoni, i patrimoni costano, a capitali, i capitali determinano dei flussi che generano, quindi come avere la barca ancorata e usata una settimana l'anno con uno skipper giovane di belle speranze, se tu li metti insieme, metti capitale umano, capitale, come dire, o patrimonio, certo, umano e patrimonio, e crei la possibilità di generare un processo che non ti fa costare la manutenzione della barca e alla persona consente, quindi, di avere autonomia e vivere.
Cioè questa, noi abbiamo, è stato citato prima, abbiamo un'Italia che è fantastica, quando giri per il mondo ti accorgi di quanto è bella, i nostri ragazzi vanno in giro per il mondo perché qua non c'è opportunità, probabilmente occorre declinare, parlo come, certo, come dire, con una responsabilità istituzionale a livello universitario, però anche attraverso degli esempi concreti, cioè noi abbiamo bisogno di portare dei business case che aiutino, e l'esempio che prima ha fatto Marco è importante, cioè le start-up aiutano a capire che l'imprenditorialità è un fattore competitivo quando è diffuso. Poi anche i giovani industriali hanno lanciato un'iniziativa secondo me fantastica, che è quella dell'Officina Giovani Industriali, che ha disseminato la cultura all'intrapresa, e noi dobbiamo aiutare i nostri giovani a cogliere questi aspetti. Grazie.